E ci colleghiamo, comincia qui l'appuntamento successivo, che è quello con il dottor Marco Belelli, segretario dell'Associazione Radicale Libertà e Partecipazione di Genova e Savona. Ecco, Marco, dovrebbe già aspettare la nostra chiamata. Io per prima cosa mi devo scusare con Marco perché abbiamo avuto un grave problema tecnico al computer che ci ha portato ad accumulare questo quarto d'ora di ritardo. Che Sì, lo sapevo, mi ha avvertito, mi Gianni. hanno avvertito, sì. Ecco, Marco, gentilmente dovresti avviare il tuo video perché non si vede, giù in Allora, basso dove dice il mio video. ecco il mio Perfetto, video, sta sì. partendo. Ecco, quindi ti dicevo, purtroppo dobbiamo erodere, però come se pensai questo è l'inizio di una nuova rubrica di TV Radicale, che ecco, facciamo entrare in video anche il dottor Marco Belelli, come già detto, segretario dell'Associazione Radicale Libertà e Partecipazione di Genova e Savona, Associazione Radicale di Genova e Savona. Dicevo, ci saranno altre occasioni perché questa diventa una rubrica fissa di TV Radicale che si chiama per l'appunto Controcorrente. Ecco, Marco, tu hai già anticipato nelle mailing list l'argomento di cui ti vuoi occupare oggi. Io sono qui naturalmente per dialogare con te e soprattutto per farmi latore delle domande che arriveranno dalla chat. Quindi raccontaci un po' questa storia, la storia dell'associazione Libertà e Partecipazione e soprattutto di questa controversia che è nata con gli organi dirigenti di Radicali Italiani. È una storia emblematica perché rivela, per così dire, alcune vicende torbide. Qualcuno già la conosce. L'associazione radicale che mi onoro rappresentare, cioè l'Associazione Libertà e Partecipazione, la più importante operante in Liguria, esistente da molti anni, ha fatto il possibile e io stesso ho fatto quanto possibile perché i radicali italiani venissero a sapere quel che è successo. Qualcuno siamo riusciti ad avvertirlo, abbiamo mandato delle mail, numerose mail, per esempio ai membri della direzione nazionale sicuramente. Le abbiamo inviate, siamo anche riusciti a recuperare i recapiti delle associazioni radicali d'Italia le abbiamo inviate anche a loro, però naturalmente noi non disponiamo, almeno fino a questo momento, delle mail di tutti i radicali italiani, iscritti a radicali italiani. E quindi diamo per scontato che un cospicuo numero di iscritti non sappia quello che è successo. Probabilmente la maggioranza non lo sa, anche perché ogni nostro sforzo per far conoscere la verità si è scontrato con un muro di gomma di silenzio. Inutile dire che Radio Radicale, per esempio, non ha mai affrontato questo caso, non ha mai svelato cosa si celava dietro questa torbida vicenda, pur essendo Radio Radicale perfettamente informata su quanto è accaduto, perché l'associazione radicale LEP l'ha sempre informata. Ma si tratta di una radio che è al servizio del padrone o dei padroncini e quindi non ci si può aspettare naturalmente da Radio Radicale che prenda posizione autonoma, visto che autonoma non è, è serva, serva e ancora serva, ma questo lo sanno tutti e quindi. Noi abbiamo anche tentato di informare almeno tutti, e non solo alcuni, tutti i membri del Comitato Nazionale di Radicali Italiani su quel che stava accadendo, su quel che è accaduto in questi mesi di vergogna. Abbiamo chiesto più volte di essere ascoltati. Una delegazione dell'Associazione Radicale LEP più volte si è dichiarata pronta a recarsi a Roma per
per illustrare ai membri del Comitato Nazionale quel che era accaduto anche in un'ultimissima recente riunione del Comitato Nazionale, io e anche la tesoriera dell'Associazione Luisa Stirone, sia io che lei radicali storici, visto che per esempio la prima tessera radicale io l'ho acquisita nel lontano 1975, quando i signori Staderini e De Lucia avevano i calzoncini corti, o forse chissà, non erano neanche nati e non so bene quanti anni hanno, a scarsa importanza. Quando noi abbiamo chiesto alla signorina Simi, o signora, non sappiamo, non la conosciamo di persona, non sappiamo bene chi sia, ma ci è stato detto che bisognava rivolgersi a lei per ottenere udienza al Comitato Nazionale. Noi abbiamo chiesto quindi alla signora o signorina Simi udienza, nel senso che una associazione così importante come la LEP chiedeva di essere ascoltata per poter dire ai membri del comitato che cosa Staderini e De Lucia avevano fatto. Ecco Marco, scusa se ti interrompo Marco, per dare un po' di ordine alla conversazione, spieghiamo bene. Allora, cosa è successo? È successo che da quando esiste questa associazione? Ci stavo arrivando. Ma dovevo naturalmente inquadrare, perché altrimenti poi non si capiscono alcune cose. Comunque stavo appunto giungendo al nocciolo. Stavo dicendo però che quando la LEP ha chiesto di essere ascoltata, solo tre membri del Comitato Nazionale hanno appoggiato la proposta, e li ringraziamo, cioè Claudia Sterzi, Paolo Musumeci, Giampiero Buscaglia. Pur non entrando nel merito, hanno però scritto pubblicamente e chiesto che la LEP fosse ascoltata, perché sembrava logico che almeno si capisse cosa stava succedendo, e invece è calato il muro di gomma. Ma a questo punto andiamo alle origini. Poi, se mancherà il tempo, pazienza, vorrà dire che quello che non diremo questa sera magari lo diremo in qualche altra occasione. Quando è nata la vicenda LEP, il caso LEP, caso che è destinato ad ingigantirsi col passare delle settimane e dei mesi e degli anni, qualora non si risolva logicamente. È nato con questo comunicato. È un comunicato che vedo qui, è stato emanato il 9 dicembre del 2010 e apparentemente sarebbe un comunicato di Staderini. Dico apparentemente perché in realtà, quando io in quel giorno stavo proprio partendo per l'India, quando ho saputo di questo comunicato, ho chiamato Staderini e gli ho chiesto chiarimenti. Tanto era assurda l'impostazione sotto diversi profili. E Staderini mi ha detto: ma veramente, sai, io non è che ne sappia molto, io stavo per partire, stavo per andare di qui, stavo per andare di là, e allora ho lasciato via libera a De Lucia. È lui che l'ha scritto, mi ha confessato Staderini. Io certo adesso non posso disconoscerlo, però io non l'ho scritto, l'ha scritto De Lucia. Ora, in questo incredibile pezzo di carta che De Lucia ha scritto e diffuso nelle redazioni, si presume, delle principali agenzie, perché poi è stato ripreso da molti quotidiani e anche da altri mezzi di informazione televisiva, quindi è evidente che De Lucia si è precipitato a diffonderlo ovunque ha potuto. Si dice, io leggo,
Ripeto, è una nota che qui viene attribuita a Mario Staderini, c'è scritto, è su carta intestata di radicali italiani, quindi è una cosa grave, molto grave, che un segretario affidi a un tesoriere che dovrebbe casomai fare dei conti, non fare i comunicati stampa, affidi a un tesoriere perché ha altro da fare, gli dice fallo tu perché io adesso vado via, sto là, e gli dà carta bianca. Per De Lucia naturalmente è stata una manna, perché De Lucia era da tempo immemore che tentava di colpire alle spalle l'associazione radicale LEP, in quanto l'associazione radicale LEP di Genova e Savona, lui la vede come fumo negli occhi, perché non è a lui asservita, non è sua complice in alcuna nefandezza politica, non ha accettato le sue direttive, né pensa di farlo in futuro, perché l'associazione radicale LEP è collegata al partito radicale, non è collegata alla cosca sottopartitica di De Lucia o dei suoi eventuali compagni di merende. De Lucia voleva eliminare la LEP, questo è il movente, e quindi Guglia lo sanno tutti naturalmente. E guardate cosa scrive De Lucia attribuendo a Staderini: in relazione alle notizie pubblicate in questi giorni da diversi organi di informazione in merito all'elezione del dottor Marco Belelli in arte Mago Telma, io poi non ho questo nome d'arte, se l'ha inventato lui, perché il mio nome d'arte è un altro, ma lasciamo perdere. A segretario dei radicali liguri e segretario dell'Associazione Libertà e Partecipazione si precisa quanto segue, scrive sempre De Lucia attribuendo a Staderini. Il compagno Belelli, io tanto De Lucia non sono tuo compagno, non sono tuo compagno, per carità, per carità. Dunque dice, il compagno Belelli non rappresenta ad alcun titolo il movimento radicali italiani, i radicali o il partito radicale, né a livello nazionale né a livello territoriale. Parimenti l'associazione Libertà e Partecipazione non è un'associazione riconosciuta da radicali italiani, non avendo soddisfatto i requisiti statutariamente previsti. Queste quattro righe sono anche evidenziate in neretto. Quali allora, sono questi requisiti, Marco? Ecco, ora qui siamo nel pieno di un falso assoluto, perché primo, l'associazione radicale Libertà e Partecipazione esiste da anni, non mesi o settimane, da anni, e fino al dicembre 2010, come chiunque può facilmente verificare andando a vedere nel sito di Radicali Italiani, così com'era nel dicembre 2010, naturalmente, non così com'è ora, quando è stato tolto un pezzo di qui, un pezzo di là, e lasciato quello che faceva comodo. Per alcuni anni, fino al dicembre 2010, l'associazione radicale LEP c'era. Il 3 dicembre 2010 c'è stata una normalissima assemblea degli iscritti all'associazione LEP per il rinnovo degli incarichi associativi, come accade ogni anno, una volta all'anno, di solito a dicembre, e poiché l'allora segretario, il carissimo e validissimo Gabriele Giardina, era in Inghilterra per motivi di lavoro e di studio, dove ancora si trova, e si trovava quindi nella impossibilità di essere presente, e comunque non poteva accettare alcun incarico proprio perché non era in Italia, come neppure adesso in Italia. A quel punto, il 3 dicembre 2010, questa assemblea, legittimamente convocata a norma dello statuto di radicali italiani e a norma dello statuto LEP, ha provveduto a rinnovare gli incarichi associativi, eleggendo alla unanimità tesoriera Luisa Stirone
segretario Chi vi parla, in sostituzione di Gabriele Giardina, e ritengo anche col gradimento di Gabriele Giardina, perché non ho dubbi sul fatto che se fosse stato presente non sarebbe stato contrario, a parte che se fosse stato presente io l'avrei certamente appoggiato, come anche farei qualora ritornasse in Italia e a Genova, trattandosi di una persona di notevoli capacità. Quindi scusa un attimo Marco, per fare il punto, perché c'è qualcuno in chat che sta facendo delle domande. Allora, viene convocata questa assemblea, ok? Questa assemblea, tu affermi, viene convocata regolarmente secondo quanto previsto dallo Statuto di Radicali Italiani e dallo Statuto della LEP, ok? In questa assemblea l'allora segretario, il segretario uscente, afferma di non poter più svolgere quell'incarico in quanto per impegni di studio, lavoro, in quanto si troverà all'estero per il successivo periodo, e quindi tu vieni eletto segretario all'unanimità unitamente alla tesoreria di un'altra persona che, di cui non, Luisa Schironi, ho capito bene? Esatto, no? Esatto. Luisa Schironi, sì. Schironi, venite eletti rispettivamente segretario e tesoriere, d'accordo? È vero, ecco. È vero. Successivamente c'è il comunicato di Staderini, cioè sì, alias... che in realtà è comunicato di De Lucia, firmato, c'è il nome di Staderini, ma Staderini è il comunicato di De Lucia. Detto... Ok, sì, perché di fatto, sì. Perché Staderini stesso ti ha confermato che non l'ha scritto lui, ma che aveva dato l'incarico a De Lucia, d'accordo? Esatto. E in seguito a quale evento viene fatto questo comunicato della Radicali Italiani? Tu avevi fatto qualche comunicato, erano apparsi degli articoli sui giornali in cui veniva detto che Marco Belelli era il nuovo segretario dell'associazione LEP. Esatto, è proprio così, cioè come accadeva sempre quando c'erano degli eventi da comunicare alla stampa, anche in quella occasione c'è stato un comunicato per informare i media che i radicali aderenti all'associazione LEP si erano riuniti, avevano provveduto al rinnovo degli incarichi associativi, avevano eletto un segretario nuovo, una tesoriera nuova, e inoltre sono state fornite notizie sempre riferentesi all'attività dell'associazione. Bene, e arriviamo a questo comunicato nel quale viene detto che l'associazione Libertà, né tu rappresenti in alcun modo i radicali, né il compagno Belelli, viene scritto, non rappresenta in nessun modo i radicali, né tantomeno la società Libertà, l'associazione Libertà e Partecipazione è in qualche modo rappresentativa dei radicali sul territorio, in quanto non risulta essere riconosciuta in alcun modo come associazione di radicali italiani. Tu hai già sottolineato la prima incongruenza, nel senso che già da anni esisteva questa associazione e mai si era dato questo problema. Se non che arriva il momento in cui tu chiedi per quale motivo, giusto, non rispetta i crismi della regolarità per rispondiamo intanto a Raffaele, come si chiama l'associazione, chiede Raffaele, Libertà e Partecipazione, e copula, giusto, non congiunzione. Sì, esatto, copula, esattamente, sì, allora Darietto chiede quali sono i termini dello statuto. Allora, dallo statuto di Radicali Italiani richiede semplicemente che quando si svolge un'assemblea 15 giorni prima venga data comunicazione agli organi dirigenti romani. Questo requisito è stato rispettato, Marco? Questo requisito è stato ampiamente rispettato come sempre, vale a dire è stata inviata, oltre che agli iscritti, questo è ovvio, ma anche a Roma, a più di uno, a Pannella, a Staderini, a tutti praticamente, anche se lo statuto in realtà non lo chiede questo. Però voi l'avete chiede, fatto. Altra domanda che arriva dalla chat. Innanzitutto ti chiedono se sei iscritto a Radicali Italiani, immagino di sì, giusto? Ma naturalmente sì, io sono iscritto a Radicali Italiani, sono un radicale storico, come dicevo prima, la prima tessera l'ho acquisita oltre 30 anni fa, nel 1975, quando appunto il Partito Radicale era sorto da non molto. E
anche l'attuale tesoriera Luisa Stirone, anche lei è una radicale E storica, quanti anche lei è... iscritti ha l'associazione Libertà e Partecipazione? Attualmente l'associazione radicale Libertà e Partecipazione ha una ventina di Quindi nella iscritti. media di quelle che sono i componenti delle associazioni radicali sparse sul territorio, c'è chi ne ha 10, chi ne ha 15, chi ne ha 30, voi ne avete 20. Bene, Sì, andiamo avanti. naturalmente. Sì, andiamo avanti Prego, nel prego. racconto. No, no, Marco, andiamo avanti nel racconto della storia in modo da far capire anche interagendo con le domande. Quindi tu a questo punto chiedi lumi. Una volta che apprendi che c'è questo comunicato, innanzitutto come lo apprendi? Ma lo apprendo via internet. Siccome io sono collegato a internet in vario modo, c'è anche per esempio Google Alert, no? Google Alert mi trasmette tutti o quasi tutti, ora non so se sono tutti o quasi tutti, comunque parecchi, ogni giorno mi arrivano decine di ritagli di giornale in cui viene citato il mio nome. A un certo punto io stavo partendo per l'India, vedo questo comunicato stranissimo, dove appunto, che è quello che prima ho mostrato, ma ne ho letto solo una parte, insomma, perché qua tra l'altro si dicono anche altre cose, per esempio questo discorso, appunto l'Associazione Libertà e Partecipazione, non è un'associazione riconosciuta da radicali italiani, non avendo soddisfatto i requisiti statutariamente previsti, è una palla colossale. È un'invenzione di De Lucia che per esaudire una sua libidine di vendetta personale nei confronti di coloro E che non questa è sono mai stati in un'affermazione, quei sé. Marco, questa è Certo, è un'affermazione che hai già un'affermazione fatto, è una che tua nasce da un opinione, profondo convincimento. certo, è una tua opinione, chiaramente quella che ti sei Comunque tu formato. giustamente dicevi, cosa dice invece Staderini, visto che tra l'altro questo comunicato che No, ha ma per scritto far De capire Lucia. un attimo le cose, il motivo, quali erano questi requisiti che loro ritenevano l'Associazione Libertà e Partecipazione non rispettasse? Allora, è molto semplice. Io, come dicevo, ho chiamato Staderini, abbiamo avuto delle conversazioni telefoniche. All'inizio Staderini era molto flessibile ed duttile e non si prendeva delle vere responsabilità, anche se diceva chiaramente che non se la sentiva di smentire De Lucia. Però Staderini mi ha mandato a un certo punto una mail che io possiedo e l'ho anche diffusa, e in sostanza in questa mail Staderini scriveva: il problema può essere risolto facilmente, perché in quella fase Staderini tendeva a sdrammatizzare, e dice: si risolve facilmente, voi abrogate l'articolo dello statuto della LEP che risulta controverso, e qui poi diremo quale sarebbe questo articolo controverso, perché lì è tutto un romanzo a sé. Poi, diceva Staderini, e scriveva, e non mi sto inventando, io posso documentare tutto purtroppo per lui. Poi, una volta eliminato questo articolo controverso, reiterate l'assemblea, comunicate la lista degli iscritti e voilà, a questo punto il gioco è fatto, il problema è risolto, io riconoscerò di nuovo la LEP. Quindi, nonostante, per far un attimo capire a chi ci segue in chat, Marco, quindi vi viene detto, voi dovete riconvocare, reiterare l'assemblea, riconvocarla dando comunicazione nuovamente a noi e agli iscritti, e quindi a questo punto togliere questa piccola cosa dallo statuto e il gioco è fatto. Però attenzione, a questo punto voglio precisare io una cosa, nulla è detto nello statuto di Radicali Italiani circa i requisiti che le associazioni devono avere. Conosco molto bene lo statuto di Radicali Italiani per essere stato
uno dei fondatori di Radicali Italiani quando fu costituito nel lontano, non ricordo se 2000 o 2001, e nulla è detto a tal proposito. È richiesto unicamente che l'associazione, l'assemblea, quando deve fare l'assemblea costituente, comunichi con 15 giorni di anticipo e nel caso in cui sia un'associazione telematica, comunichi le mailing list e il sito web di riferimento e poi deve essere... L'altro requisito, quello importante, deve prevedere lo statuto all'elezione di un segretario e di un tesoriere. Null'altro è detto. Comunque, per farla breve, voi arrivate, ho detto, vi dicono, vi viene detto questo da Staderini, giusto? Ecco, Esatto, e voi lo provvedete, scrive, non è che lo dice, lo lo scrive, lo scrive. scrive. Tutto quello che Sì. tu stai dicendo chiaramente è documentato da scritti. Certo, E a questo certo. punto voi riconvocate, rispettando i desideri di Staderini, l'assemblea. Cosa succede? Allora, quello che tu hai detto è esatto. Noi, pur convinti, assolutamente convinti, perché siamo andati a leggerci lo statuto di Radicali Italiani, naturalmente, come chiunque può fare. E nello statuto di Radicali Italiani abbiamo visto subito, non esiste un divieto specifico che impedisca, per esempio, ad un'associazione radicale di mettere una norma come la LEP aveva, dove si diceva semplicemente che per ricoprire incarichi associativi occorreva attendere 6 mesi. Chissà quale grave impietà la LEP ha compiuto, no? Non si capisce. È una norma di assoluto buonsenso che in pratica è una norma antimaneggioni, perché semplicemente Ma impedisce a indipendentemente tutti. da questo, Marcus, permettimi di capire, è una norma che esisteva già, quando l'associazione già era riconosciuta a tutti gli effetti. Sì, certamente, è una norma che è stata introdotta nell'aprile 2010, quando l'associazione LEP era riconosciuta ed era da anni presente anche nel sito ufficiale radicale, sotto, con nomi, telefoni, nomi, indirizzi, eccetera, eccetera, eccetera. Dove infatti è rimasta fino a, si noti bene, al dicembre 2010, cioè in pratica quando è stato rimosso non so come definirlo, questa presenza LEP nel sito ufficiale radicale, quando è stata rimossa? Domanda retorica, è stata rimossa dopo il 3 dicembre 2010, perché evidentemente quello che De Lucia voleva vo verificare era cosa sarebbe accaduto all'assemblea del 3 dicembre 2010, allorché si dovevano appunto eleggere gli organi associativi. Quindi De Lucia ha fatto una cosa molto semplice. Prima ha aspettato per vedere cosa sarebbe successo in quell'assemblea. Quando poi quell'assemblea ha Vabbè. eletto alla unanimità l'Astirone tesoriera e Marco Belelli segretario, a quel punto la cosa a lui non andava più bene. E noi abbiamo fatto, come ho già detto prima, un comunicato normalissimo per informare la stampa e i media che hanno ampiamente ripreso la notizia, forse perché faceva, che ne so, faceva notizia, può darsi, ma questo che fa, Certo. che una notizia che Marco, per concerne. far capire bene, se non che voi rifate l'assemblea, d'accordo? Rispettate tutto quello che vi era stato chiesto. Sei È vero. rieletto nuovamente segretario e l'Aschirone è eletta nuovamente tesoriera, e cosa succede? Sì, noi tra l'altro avevamo invitato anche Staderini, si noti, eh? Abbiamo invitato Staderini, abbiamo invitato tutti praticamente, Pannella, Silvio Viale, Bruno Mellano, che tra l'altro è anche venuto. La LEP ha organizzato l'8 maggio di questo anno un grande convegno nazionale. L'ha organizzato al Grand Hotel Bristol. Sul tema delle minoranze oppresse e perseguitate nella storia. Ed è stato un grosso successo. È venuta anche la RAI, i giornali più importanti della Liguria hanno dedicato amplissimo spazio all'evento. E naturalmente l'idea qual era? Cogliere l'occasione per celebrare all'attere del convegno, utilizzando le strutture del Grand Hotel Bristol,
una nuova assemblea LEP, sempre finalizzata al rinnovo degli incarichi associativi, secondo gli auspici di Staderini. Ciò è stato regolarmente fatto. C'è stata la riunione assembleare, l'esito è stato ancora una volta quello che già si era verificato nel dicembre 2010, per cui io sono ancora qui, segretario della LEP, rieletto l'8 maggio 2011, come la Stirone, ancora lì, tesoriera della LEP, anche lei rieletta l'8 maggio 2011. A questo punto io ho mandato a Roma, visto che la LEP aveva adempiuto a tutte le richieste, addirittura modificando un articolo dello statuto senza che ne avesse l'obbligo. Quindi qua ci troviamo di fronte, tra l'altro, a un abuso, nell'abuso, un segretario che si inventa norme statutarie che non esistono e che con la forza le impone, perché questo è accaduto, lui l'ha imposto con la forza, si è inventato una norma statutaria che non esiste. Quindi a questo punto è chiaro che se io avessi avuto la possibilità di rivolgermi a degli organi di garanzia, ad un collegio dei provviviri ad esempio, l'avrei fatto. Sarei andato dai provviviri e avrei chiesto ai provviviri di aprire un'inchiesta sul duo De Lucia Staderini. Provviviri che non sono mai esistiti in uno statuto del Partito Radicale, perché si presume che non si debba arrivare a tanto. Ecco. Eh sì, ma si presume purtroppo male, perché il caso LEP dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Staderini e De Lucia fanno quello che vogliono. Ma tra l'altro Staderini me l'ha confermato proprio in un incontro che è avvenuto a Roma in occasione del congresso dell'ARA organizzato da Claudia Sterzi. Staderini sapeva che io sarei andata a quel congresso perché io faccio parte dell'ARA e quindi mi ha detto: va bene, allora a Roma ci vediamo e affrontiamo la questione in via definitiva. Quando io l'ho incontrato nel suo studiolo, che è contiguo a quello di De Lucia, e non a caso, quando l'ho incontrato io ho fatto notare a Staderini che la LEP aveva fatto tutto e di più per venire incontro ai suoi auspici. Lui mi ha detto che lo sapeva perfettamente, lo sapeva, solo che si assumeva la responsabilità, mi ha detto, di non riconoscere lo stesso la LEP. O comunque, sai come fanno questi politicanti, no? Quei discorsi vaghi, vedremo, rifletteremo. In realtà non è che dovesse riflettere. Lui a quel punto, cioè nel giugno di questo anno, quando c'è stato quel congresso dell'ARA di cui dicevo, e quando si è incontrato con me, in realtà la decisione l'aveva già presa, perché a quel punto lui, che è palesemente succube di De Lucia, aveva deciso che fra i due mali sceglieva il minore. In altre parole, se lui avesse riconosciuto, come doveva fare, come era suo dovere fare, se fosse stato un vero segretario dei radicali italiani, se l'avesse fatto, però avrebbe perso l'appoggio di De Lucia. E siccome i due hanno fatto un patto di ferro e senza alcun dubbio si sono scambiati, è ragionevole ipotizzarlo, delle promesse, per esempio un succoso seggio parlamentare, io ne do uno a te, tu ne dai uno a me, quindi è chiaro che se le cose sono così, cosa vuoi che gliene importi al cosiddetto segretario di radicali italiani della LEP? La LEP può essere sacrificata, lo statuto di radicali italiani può essere buttato nel cesto, non gli interessa. Lui vuole semplicemente portare avanti la sua strategia di ascesa politica, conquistare un succoso cadreghino, poi il resto... Marco, ti faccio un'altra domanda, perché penso che adesso la vicenda sia molto chiara a tutti. Se non che ci sono stati altri sviluppi dopo giugno, quando c'è stata l'assemblea dell'ARA?
non ci sono stati altri sviluppi. Allora, ci sono delle domande che ti devo fare dalla chat, però prima te ne faccio una io. Al di là di queste questioni che tu sollevi di possibile bottega radicale, no? Perché non è che i radicali, lo dice spesso Marco Pannella, siano migliori o peggiori degli altri, quindi non vedo perché non si debba pensare rispetto a questa vicenda che io trovo scandalosa, tanto quanto altre. Non vedo perché non ce lo dobbiamo raccontare tra di noi e farle conoscere, visto che diciamo, è tipico dei radicali mettere, lavare anche i panni sporchi in pubblico, no? Allora, quello che io ti chiedo è cosa pensi che veramente, quale pensi, cioè, secondo te può essere stata la tua elezione a segretario in particolare ad aver determinato queste reazioni da parte di De Lucia e Staderini? Certamente sì per due ragioni. La prima è che De Lucia, perché De Lucia è il dominus, è lui il puparo, Staderini è soltanto un pupo, sia pure un pupo che è però molto interessato, non è che lo faccia gratis, insomma, a mio avviso non lo fa gratis, lo fa avendo in mente un progetto, il progetto è la conquista del Cadreghino. Allora, dipende dal fatto che il segretario dell'associazione LEP è il dottor Marco Belelli, può darsi, anzi è probabile, perché De Lucia non ha bisogno di un'associazione indipendente, libera, autonoma, lui vuole un qualcosa che serva ai suoi interessi. Che cosa ha fatto allora De Lucia? Ha semplicemente creato a tavolino una associazione, tra virgolette, affidandola alla gestione della sua fidanzata, la signorina Palazzi, e di un gruppuscolo di compagni di merende, che peraltro non è in grado di essere operativo, perché lavorano, hanno altri impegni. È un'operazione che è stata però fatta in funzione di che Vabbè, però cosa? questo, Marco, se consenti, nessuna associazione radicale ha la rappresentatività del territorio, questo lo dice Ah, ma struttura. certo, ma Ecco, quindi certo. benvengano anche 100 associazioni radicali per centimetro quadrato. La domanda Ma te non l'ha è che c'è. preciso, te l'ha preciso, è questa la domanda. Se non fosse stato non Marco Belelli, ma il Divino Telma, il fatto che tu sia il Divino Telma, no? Oltre, come nome d'arte, oltre a Marco Belelli, può aver influito in questo tipo di reazione che c'è stata? Penso di sì, per un motivo molto semplice, che De Lucia è molto invidioso, è molto geloso, gli fa ombra qualsiasi personalità che emerga indipendentemente dalla sua persona. Ora, qual è la cosa che probabilmente dava e darà molto fastidio a De Lucia? Il fatto che se lui per esempio viene a Genova e tenta di portare avanti un qualche suo progetto e cerca di coinvolgere i media, non lo caga nessuno, per dirla in parole chiare ed intellegibili. È chiaro che se invece il Divino Telma organizza qualcosa, come si è visto nel convegno nazionale dell'8 maggio al Grand Hotel Bristol, invece l'eco mediatica è molto grande, insomma, il secolo XIX ha dedicato quasi una pagina all'evento, l'altro giornale Corriere Mercantile anche lui quasi una pagina. Vabbè, ma al di là di questo, Marco, al di là di questo, perché poi ognuno sulla base dell'iniziativa politica che porta avanti e anche nel modo in cui la porta avanti, spesso i modi sono anche più importanti degli aspetti anche della stessa iniziativa. E quello che ti voglio chiedere io, ed era una domanda che
che arrivava prima dalla chat da parte di Don Volpi. In che modo pensi di portare avanti la tua militanza radicale? Bisognerà riflettere molto e come me rifletteranno molto, credo, anche molti altri La domanda studenti. precisa è questa. Marco, nonostante tutto quello che stai raccontandoci, come intendi continuare a fare politica radicale? Ma questa è una domanda effettivamente, come dire, importante. Perché presuppone che io abbia intenzione di continuare a farlo. In realtà, alla luce di quel che è accaduto, io non sono più sicuro di nulla. Potrei anche, dopo oltre 30 anni di militanza radicale, potrei anche a questo punto decidere che il gioco non vale più la pena di essere portato avanti. Mi chiedo se ne valga ancora la pena, perché se è questo il partito radicale, allora io francamente non mi ci ritrovo. Io credevo nel partito radicale che avevo conosciuto nei tempi lontani, pensavo che il partito radicale fosse una cosa diversa, ma se poi devo scoprire che il partito radicale è la riedizione in formato mignon della Balena Bianca, o del Partito Socialista di Craxi, allora francamente non mi interessa molto. Che cosa quindi sto aspettando di capire? Se è possibile che questa situazione muti, se è possibile che ad esempio al prossimo congresso nazionale il pupo e il puparo siano sostituiti da radicali veri, se ci sarà una svolta vera e i diritti inalienabili delle associazioni radicali e di ogni singolo radicale saranno tutelati e garantiti, sì o no? È questo che io sto cercando di capire, se accadrà o se non accadrà. Se accadrà, se si tornerà ad una situazione di legalità, che adesso non c'è, a situazioni di rispetto per le esigenze degli iscritti, che adesso non c'è, rispetto per le associazioni, sia quelle territoriali, sia quelle tematiche, che non c'è, perché è evidente che si tenta di eliminare non solo la LEP, ma anche altri. Se questo accadrà, a questo punto certamente io resterò nel Partito Radicale e farò quello che potrò per aiutare il Partito Radicale, come peraltro ho sempre fatto, perché quando ci sono per esempio le elezioni mi arrivano telefonate, una delle ultime di Bruno Mellano, per esempio, quando era ancora presidente di Radicali Italiani, in cui appunto mi è stato chiesto formalmente di dichiarare l'appoggio a Radicali Italiani. La domanda è stata rivolta al divino Telma, perché interessava in quel momento l'appoggio mediatico. E in effetti risulta nelle dichiarazioni di voto a favore che il sito di Radicali Italiani aveva pubblicato, se non l'hanno censurata naturalmente, perché ormai c'è da aspettarsi di tutto, ma per anni queste dichiarazioni sono sempre state presenti. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, ma Sì Marco, io ti ringrazio veramente tanto, purtroppo il tempo è volato, però siamo riusciti a raccontare una storia, una piccola storia, una storia apparentemente piccola, però in realtà grave, gravissima dal mio punto di vista, perché conosco i fatti e i fatti, salvo smentita, offriamo lo spazio sia a Stenderini che a De Lucia per, se vogliono controbattere le cose da te dette. Rispetto alle opinioni personali, chiaramente che tu hai espresso sono opinioni di cui tu ti assumi la responsabilità e non certo io, perché evidentemente non mi sarei espresso negli stessi modi, ma rispetto al nucleo della faccenda, effettivamente puzza un po' tanto questa storia. Io Marco ti ringrazio tanto, abbiamo voluto aprire questa nuova rubrica di TV Radicale Controcorrente. Marco sarà in nostra compagnia con una cadenza quattordicinale e l'abbiamo voluto aprire proprio con questa storia.
e successivamente Marco chiaramente avrà un suo spazio nel quale più o meno con le stesse modalità, con interlocuzione con me o con Gianni Colacione o con altri redattori di TV Radicale, si potrà parlare di politica, di costume, di società e di ogni altro argomento. Però ci tenevamo noi di TV Radicale a far conoscere questa vicenda che finora, diciamo, non era stata pubblicizzata nel modo giusto. Marco, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo che ci hai dedicato, ti saluto e appuntamento alla prossima puntata. Va bene, Marco? Grazie a voi, Ciao grazie a Marco, un voi. abbraccio, salutiamo Marco Berelli, torniamo nello Stai bene. studio.